In qualche video precedente ti avevo parlato della X-E4, del motivo per il quale ho scelto questa fotocamera, qual era lo scopo, cosa volevo farne. Però in quei video, specie nell'uscita nella foresta del Cansiglio, ti avevo parlato anche della mia malsana idea di abbinarci un Fujinon 10-24 f/4 su questa fotocamerina portatile, e ti ho detto che era una malsana, è stata una malsana idea. Perché è stata una malsana idea? Ne parlo in questo video. In realtà non è una malsana idea, ma quanto una mia sperimentazione che ho voluto fare per vedere fin dove potevo spingere questa combo X-E4, perché alla fine la X-E4 è una X-T4 miniaturizzata, quindi poterci abbinare un bel obiettivo grandangolare per fare paesaggi, volevo vedere se era una cosa fattibile. E questo va considerato anche in funzione del fatto che io ho una Canon EOS R5 full frame dotata di un obiettivo 14-35 f/4, quindi il Fujinon 10-24 fattore di moltiplicazione, siamo praticamente lì con le stesse focali del 14-35 su full frame, e volevo capire se pesi, dimensioni, ingombri alla fine mi davano un vantaggio, una comodità con la Fuji X4 dotata del 10-24 f/4, un bel grandangolare. Ma di questo, questione dimensioni, ingombri, te ne ho già parlato con un video provocazione, ti metterò qui il link da qualche parte. Quindi cosa ho fatto? Ho deciso di prendere questa combo ed andare a fare un bel giro escursioni sulle prealpi carniche. Non ho tanti video di questa escursione quanto più foto, perché ho voluto testare questo obiettivo dal punto di vista fotografico e capire un po' come si comportava, qual era il feedback che mi dava. E adesso andiamo a vedere assieme qual è stato il risultato. Ti dico solo che il posto era interessante perché non è complesso da percorrere, ti metterò qui magari le direzioni, il luogo dove si trova, è un bel posto, isolato, però allo stesso tempo un po' complicato, e quindi avere dell'attrezzatura pesante, ingombrante, può essere penalizzante, e magari con un kit più leggero potrebbe essere invece più comodo girare. Vediamo qual è stato il risultato finale. Partiamo dalla qualità ottica resa dell'obiettivo. Si tratta di un ottimo obiettivo, decisamente compatto, leggero, una buona qualità, reagisce bene anche ad f/4, ti dà un'immagine molto ben dettagliata, non è esente da difetti. Uno di questi in particolare che ho riscontrato è il fatto che ai bordi delle tue foto troverai veramente un decadimento della qualità d'immagine superiore a quella che ho ad esempio nel Canon RF 14-35 f/4 su R5 full frame, nonostante sia anche una fotocamera con molti più megapixel e quindi dovrebbe evidenziare molto di più questa perdita qualitativa. Quindi è indubbio che la qualità dell'obiettivo del Canon RF è superiore, ma si tratta di una cosa che va valutata con attenzione. Stiamo parlando di obiettivi completamente diversi dal punto di vista del target, del prezzo, hanno di simile soltanto a fine la focale finale rapportata al 35 mm con il rapporto di moltiplicazione, con i fattori di moltiplicazione, eccetera. Se devo essere onesto, poi ok, sì, c'è un calo qualitativo ai bordi molto più evidente nel Fujinon 10-24 f/4, ma va anche considerato che è una cosa che notiamo noi fotografi, noi nerd, diciamo, che andiamo a vedere molto gli aspetti tecnici, una cosa che noto molto quando vado ad editare le immagini. Se invece metti una foto lì da mostrare a qualcuno, specie se fai delle foto con un minimo di composizione, quindi l'attenzione dell'osservatore magari cade negli elementi più al centro del fotogramma, comunque non sui bordi esterni, ecco allora che questa perdita qualitativa veramente sfugge via, non la noti. Infatti, ripeto, è una cosa che notiamo magari noi nerd tecnici della fotografia piuttosto che un osservatore. Rimane il fatto che si tratta di un ottimo obiettivo, quindi se cerchi un obiettivo per fare paesaggi sulle tue Fuji, secondo me ci sta molto bene. Dopo ti dirò perché non la X4, secondo me, ma
Se ti interessano i paesaggi, utilizzi Fuji, questo obiettivo sicuramente farà il caso tuo. Dal punto di vista estetico e meccanico, secondo me il Fujinon 10-24 non ha veramente nulla da invidiare agli altri obiettivi in commercio, nemmeno rispetto al Canon RF 14-35 F4. Al confronto questo sembra un plasticone e questo qui sembra un carro armato. Si tratta veramente di un obiettivo fatto molto molto bene, ma chi utilizza Fuji, chi conosce Fuji sa di cosa stiamo parlando. Mi piace molto questa novità che hanno introdotto con il rinnovo di questo obiettivo, che tanti non pensano o ritengono che sia soltanto così, insomma non è un gran miglioramento, in realtà hanno introdotto secondo me dei miglioramenti interessanti. Il primo tra tutti è questa ghiera dei diaframmi, questa ghiera dei diaframmi molto molto bella, meccanica, che va a scatti, parti dall'apertura più ampia fino a quella più chiusa, e qui in fondo abbiamo un tastino rosso che ti permette di passare nella modalità diaframma automatico e rimane bloccato lì. E la cosa bella è che quando vai nei diaframmi meccanici non rischi mai di finire in automatico, quindi rimane lì bloccato. È una novità che hanno introdotto con questa nuova serie di obiettivi. Ovviamente è impermeabilizzato, quindi ha delle guarnizioni per qualche schizzo di pioggia eccetera. Zoom interno all'obiettivo, questa qui è una cosa che amo veramente tanto, anche rispetto al 14-35 di Canon, che invece ha lo zoom che esce un pochino anche se di poco. Questo qui è interno, molto molto bello, non ruota, quindi puoi utilizzare i filtri senza problemi. Ma altra cosa molto molto bella, guarda l'escursione zoom, ha un'escursione zoom, vediamo se riesco a fartela vedere, veramente corta, cortissima, veramente con il movimento di una mano, eccola qua, veramente poco poco passi da 10 a 24 mm, ottimo per i video, ottimo per la fotografia, perché velocemente, veramente tenendola in mano, tac tac, passi da un estremo all'altro. È molto più lunga quella del 14-35 di Canon. La ghiera di messa a fuoco invece è di tipo a infinito, senza fine, quindi è elettronica, va bene? Sì, perché ho utilizzato la messa a fuoco manuale e comunque è molto molto precisa. Non mi è piaciuto invece trovare un diametro filtri di ben 72 mm, è molto molto ampio, considerato che questo qui 14-35 su full frame ha un 77 e qui abbiamo un 72. Beh, secondo me potevano fare un po' meglio, non so se tecnicamente era possibile, ma c'è proprio si arriva fin qui in fondo e poi tac, si allarga tantissimo e c'è questa necessità di filtri da 72 mm che sono molto molto larghi, costosi, anche scomodi sotto un certo punto di vista. Difatti non è che amo molto i filtri per i full frame su questi obiettivi della Canon, ad esempio molto molto larghi come ghiera filtri davanti, insomma questo qui è un aspetto che non mi piace tanto. Rimane il fatto che, cavoli, costruttivamente sembra un carro armato, questo qui potrei piantare chiodi sui muri secondo me senza tanti problemi, scheggiando solamente un po' di vernice. Ma prima di parlarti della questione del combo che non ci sta, della malsana idea, questo obiettivo mi ha soddisfatto. Allora, se devo guardare la qualità dell'immagine, è un ottimo obiettivo indubbiamente, ma non ha fatto breccia nel mio cuore. Ma devi considerare che io ho anche un altro sistema a casa, full frame, con il 14-35 di Canon, che ribadisco, obiettivo di tutt'altra categoria, tutt'altra fascia di prezzo, quindi estremamente buono. Quindi se devo fare dei paesaggi preferisco utilizzare la Canon R5 con quell'obiettivo piuttosto che con questo, e il motivo per il quale questo obiettivo lo venderò, lo renderò, insomma deciderò dopo cosa fare, non lo utilizzerò con la X4, che dà il meglio di sé con gli obiettivi pancake. Rimane il fatto che se tu hai una XT4, XT3, una XS10, secondo me, se cerchi un obiettivo per fare paesaggi, grandangoli, beh, questo è un obiettivo veramente versatile, comodo, una focale bellissima, 10-24, fai praticamente tutto. È un F4, sì, non è luminosissimo, ma guarda le dimensioni, molto compatto, e poi se facciamo paesaggi, onestamente, F4 va più che bene, tanto poi andrai solitamente a chiudere anche un po' di più per avere una profondità di campo maggiore. La resa comunque è molto molto ottima, molto molto dettagliato, a parte quei difettucci che ti ho detto prima, ma che secondo me
si passano senza tanti problemi, anche considerando il rapporto qualità-prezzo, guardiamo i costi, cioè il costo di questo obiettivo li vale tutti secondo me a fronte della qualità che ti dà, nulla a che fare con il costo appunto di un Canon RF 1435, e di questo siamo tutti d'accordo. Invece per quello che riguarda la malsana idea, se avevi anche tu pensato di prendere una X4 per avere una XT4 compatta e poi metterci su un corredo di obiettivi per fare paesaggi, una malsana idea perché è estremamente sbilanciato. Nonostante io abbia la X4 con, vediamo se riesco a fartelo vedere, eccolo qui, il poggia pollice che ci ho aggiunto per rendere il grip migliore, rimane il fatto che è molto più pesante in avanti, non tanto, ma è sempre lì che tende a cadermi giù e quindi è scomodo, sempre il pollice molto alto per tenerla duro, così quando devo passare sui comandi è sempre una cosa un po' complicata, devo sempre utilizzare tutte e due le mani, non è la stessa cosa, e la vedevi nel video che ho fatto nella foresta del Cansiglio quando utilizzavo il pancake 27 mm, che facevo tutto con una mano, parlavo, facevo la foto e avevo la garanzia di ottenere delle ottime immagini. Questo qui comincia ad essere decisamente scomodo, quindi no, questa combo non ci sta. Certo, nello spallaccio sull'agganciavo è un po' più compatta di un kit con la R5 e i 1435, ma ti rimando al video dove parlavo di pesi e dimensioni, alla fine è più un pippone nostro, una scusa per giustificare la nostra pigrizia, ribadisco tante volte, salvo tu non vada a fare escursioni in montagna estremamente complesse dove anche il mezzo chilo fa la differenza. Per il resto secondo me non è quello il motivo che deve portarti a fare una combo del genere. Fare una combo del genere secondo me non ha senso per fare paesaggi. Se hai già una serie, un corredo XT4, XT3 e poi hai una X4, ok, hai già un obiettivo, lo utilizzi. Ma fare questa cosa, questa sperimentazione che ho fatto io, secondo me non è azzeccato. Poi vedi tu, insomma, dammi anche tu i tuoi feedback, vai qui sotto nei commenti e dimmi se hai fatto anche tu delle prove di questo tipo e sei arrivato alle mie stesse conclusioni. Questo è quello che penso, te lo consiglio questo obiettivo, concludendo, certamente te lo consiglio se utilizzi Fuji, cerchi un grand'angolo, versatile, ben fatto, costruttivamente ottimo, questo va bene. Un'altra cosa riguardo a questa combo che non va bene, il fatto che la cam non è impermeabilizzata, l'obiettivo sì, quindi anche nell'escursione che ho fatto avevo trovato un temporale e alla fine ho dovuto metter via tutto perché non potevo avere la garanzia di star fuori sotto la pioggia con un obiettivo che resiste alla pioggia, ma la cam no. Quindi 10 24 sicuramente su serie XT o XS10, presumo, non so se è impermeabilizzata l'XS10, fammelo sapere, vai qui sotto nei commenti. Se il video ti è piaciuto, come sempre, condividilo, metterci un like, fammi sapere qui sotto nei commenti e noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao da Alessio, grazie di avermi seguito fino a qui. Ciao!